Ciao, salve a tutte e a tutti. Io mi chiamo Igia Bascego, sono una scrittrice italiana, somala, romana e direi romanista, perché a Roma è molto importante la squadra di calcio e sono qui con due amiche, no, perché due amiche, due grandi artiste di cui ho seguito veramente passo passo la carriera, l'evoluzione della carriera, Saba Anglana ed Estere Liscia. Io non farò una grande presentazione perché voglio che sentiate di più le loro parole e anch'io ogni tanto mi inserirò con dei controcanti, direi. Saba, appunto, l'ho conosciuta anche perché condividiamo la stessa Somalia. Saba è etiope, somala, italiana, romana, ma anche torinese, perché in qualche modo vivi vicino a Torino. Insomma, fai un po' da pendolare, ami la Sicilia, insomma, ci sono tante cose. Sei un'attrice, sei una musicista, una cantautrice e soprattutto sei una cantautrice che ha provato a costruire dei ponti, no? E io mi ricordo il fantastico album Jitka, The Line, no? Jitka, insomma, lo significa appunto la strada, ma anche la linea. Quindi hai fatto anche dei lavori per Amref, hai fatto dei lavori teatrali. Ultimamente, poi ce lo racconterai. E Estere Liscia è un'attrice italo-beninese, anzi del Benin, come si pronuncia, che, no, perché uno dice Benin ogni volta, e invece è Benin. E al cinema, appunto, l'abbiamo vista in varie produzioni, in La Ba di Guido Lombardi, che è stata Leone del Futuro a Venezia 2011. E per chi guarda, appunto, la televisione, Esther ha fatto Tutto può succedere, che è un remake di una serie americana intitolata Parenthood. Poi una cosa la possiamo dire: io e Esther stiamo lavorando a un podcast, quindi magari parleremo anche di questo. Allora, prima di tutto, io vi volevo fare una domanda sulla vostra identità culturale, no? Io prima ho detto che siete dei ponti, ma voi vi sentite dei ponti? Chi vuole cominciare? Saba, magari. Sì, un ponte vivente, un ponte non soltanto biologico, perché sono mescolata nelle origini che sono alla base della mia esistenza, ma anche proprio un ponte come attitudine, come ambizione. Un po' tutti i miei lavori sono volti a più comunità, cioè mi faccio un po' portavoce di gruppi, ma anche inconsapevolmente, cioè il lavoro di chi è mescolato in partenza è un lavoro per definizione ibrido. Quindi mi si addice molto l'idea di ponte, perché i ponti comunque sono di unione, cioè un momento in cui si costruiscono muri e si solcano frontiere, noi ostinatamente costruiamo ponti e lo facciamo soprattutto culturalmente, perché la cultura è, cioè il dialogo tra le culture è di per sé una forma di circolazione che ha bisogno di ponti che scavalchino i fossati che spesso si formano tra i gruppi umani, tra le varie culture. Però fondamentalmente questa attitudine deriva proprio da uno sguardo ibrido che è alla base del mio albero genealogico. Ed è non è mai stato un fardello per me, né un'ossessione, perché penso che una volta che la memoria fiorisce, beh, a un certo punto possiamo liberarcene, ecco. Questo è il meccanismo per cui i ponti si costruiscono e poi si dimenticano, si costruiscono altre cose ancora, senza un'attitudine ossessiva nei confronti della propria identità. Questo è quello che io porto in genere in giro nei miei spettacoli, attraverso le cose che scrivo, attraverso le mie canzoni. Il ponte per eccellenza, per quanto mi riguarda, che ha raccontato la mia storia, è soprattutto la musica. La musica è la voce perché pesca direttamente nella coscienza, nei materiali della coscienza. La voce fenomenologica è una voce che non ha bisogno del significato, spesso neanche della parola, del linguaggio legato proprio alle parole, al significato delle parole stesse, ma la voce arriva spesso anche al di là, la verità della voce arriva al di là del linguaggio stesso. I ponti che ho costruito sono stati soprattutto, quando tu hai ricordato la mia esperienza con Amref, quando ho girato, per esempio, per costruire i miei album in Africa,
attraverso comunità di cui non conoscevo linguaggi, usi, costumi, ma il primo incontro, il primo scambio era proprio costruire questo ponte attraverso la musica, attraverso il linguaggio vocale, attraverso il suono e anche il movimento che accompagna il suono. Questo è un tratto tipicamente africano, anche se parlare di africanità è un una macro categoria di cui bisogna un po' avere invece rispetto, perché tante sono le differenze. Però se una cosa mi porto del mio albero genealogico che mi ha aiutato a costruire ponti è proprio questo atteggiamento empatico che la musica come medium costruisce. Appunto, medium va da sé, è il ponte per eccellenza. La musica mi ha permesso di costruire ponti continuamente in Africa, ma anche qui, quando negli spettacoli o durante i concerti arriva un pubblico che non conosce le lingue con cui canto, ma che si trova empaticamente a riconoscere culturalmente, antropologicamente ed emotivamente un significato che va al di là delle ciascune di tutte le origini che compongono il mosaico umano. Ponte, muro, passaggio, attraversamento, perché a volte io mi sento anche muro e poi magari ve lo dico oltre che ponte, perché dipende dalla situazione. Ecco, volevo sapere tu. Intanto volevo dire che sono molto invidiosa di Saba e del suo essere cantante, perché come dici tu, la musica e la voce arrivano al di là del significato e hanno un potere. Per me l'arte è più grande in assoluto, perché diventa memoria intima di chi ascolta subito, no? E questo è un rapporto, secondo me, con il pubblico estremamente privilegiato, veramente meraviglioso. E, detto questo, io invece lavoro con le parole e senza musica, ahimè. Avrei tanto voluto farla cantante, ma ho capito a 7 anni che non era il caso. E mi trovo spesso nel lavoro a sentirmi una specie di mediatrice culturale, nel senso che la ricerca di un racconto il quanto più specifico di quel personaggio e il tentativo di dare una tridimensionalità a quella donna di origine africana, che poi non deve essere necessariamente il centro della storia, però sono le piccole cose che fanno ognuno di noi che lo rendono reale quanto più possibile e il meno stereotipato, no? Possibile. Questo è un po' il mio attivismo nel lavoro. Che dire, da un punto di vista personale, in quanto Esther, la mia identità è qualcosa, penso, di in continuo cambiamento, non è qualcosa su cui mi interrogo più. Mio padre, appunto, è del Benin, come hai detto molto bene, Ijaba, e quindi sono di padrelingua francese, e che è molto diverso, secondo me, rispetto alla madrelingua, perché io credo che comunque, per quanto il rapporto con i genitori è estremamente speciale con madre e padre, c'è proprio una carnalità di come dire, di nutrimento da vari punti di vista che arriva dal femminile. E io quindi sento questo sbilanciamento, nel senso, sono comunque nata in Italia, mia nonna era meridionale e il meridione è anche molto presente nella mia formazione, nonostante io sia cresciuta a Brescia, e invece tutto il rapporto con il Benin e con quella cultura è molto più sottile. Tutte le estati andavamo a Parigi, e Parigi per me era il Benin, perché lì c'erano tutti i miei parenti, gli amici di mio padre, e quando finalmente sono andata in Benin, relativamente grande, perché avevo 25 anni, 26, mi sono resa conto che conoscevo molto di più di quella cultura di quanto mi aspettassi, e appunto è passata in maniera molto più sottile, ma anche perché la personalità di mio padre è meno, come dire, irruenta di quella di mia madre. Ho avuto nel mio percorso, soprattutto professionale, dei grandi momenti di crisi, nel momento in cui mi sono resa conto che i ruoli che mi venivano proposti raccontavano spesso solo un certo tipo di donna, ai margini, prostitute, nonostante, devo dire, ho avuto poi una grande fortuna di poter raccontare tante donne diverse, ma soprattutto all'inizio ho avuto questo
questo sguardo, no, che mi è arrivato, che era lo sguardo di chi scriveva, di chi aveva probabilmente vissuto delle vite in cui l'altro, lo straniero o comunque la donna di origine africana fondamentalmente non esisteva. E quindi era un disegno un po', era sempre lo stesso disegno. E quello per me è stato un grande momento di crisi in cui io ho un po' rifiutato il mio essere italiana, perché ho detto ok, se questo è quello che l'Italia vede in una donna con la mia apparenza, io non voglio essere italiana, gli italiani siete voi. E per fortuna è durato molto poco questo momento, perché poi mi sono resa conto, fondamentalmente è emerso in me un senso di responsabilità, perché ho pensato alle grandi lotte per i diritti civili, alle persone, no, che hanno dovuto affrontare dei grandi disagi dati dalle loro origini. Mi sono detta, cioè, vivo in un paese, o meglio, voglio tornare nel mio paese, perché nel frattempo ero andata a vivere a Parigi, proprio perché c'è una democrazia, io ho un potere, comunque non sono privata dei diritti fondamentali, voglio fare il mio. Questo è stato un po' il mio percorso, e devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare registi, sceneggiatori che hanno saputo vedere questo mio desiderio e sono stati in dialogo con me. Oggi il mio desiderio per me stessa e per l'Italia, anche per il pubblico proprio italiano, è che ci siano sempre più autori di origini quanto più disparate e percorsi di vita quanto più disparate, in modo che attraverso il loro sguardo si racconti l'esperienza di chi ha origini miste, complesse e che arrivano da altrove, perché c'è bisogno, secondo me, di questa molteplicità per raccontare l'identità, perché sennò è sempre lo sguardo di chi è nato e cresciuto in Italia con origini italiane sull'altro, ed è uno sguardo parziale, necessario, soprattutto se arriva da grandi artisti, però parziale. Non so se ho risposto alla tua domanda. No, no, assolutamente, forse adesso devo rispondere io alla mia domanda, no, perché volevo dirvi perché oltre ponte anche muro. Muro, io lo penso, noi pensiamo sempre al muro di Donald Trump, no, i muri che separano, però ci sono anche i muri che fanno argine, no, non so, i muraglioni che mettiamo vicino a un fiume perché il fiume non esondi. Ecco, in un certo senso io mi sento quella specie di muro, cioè che in qualche modo a un certo punto ho capito che avevo un'esperienza personale che potevo mettere al centro di un dibattito pubblico e proprio donare al mio paese, perché anch'io, Esther, anche come hai detto tu, anche Saba, sento questo senso di responsabilità verso il nostro paese sgangheratissimo, che ha mille problemi, però ecco, noi ne facciamo parte, non è che non ne facciamo parte. Quindi proprio perché ne facciamo parte e abbiamo un'esperienza, mi sono detta vabbè, cerchiamo di arginare tutto quello che non va, no? Molta ignoranza, molto razzismo, ma non solo, molto spesso anche una specie di pressapochismo sulle identità, sulle persone, sulla complessità che c'è. Allora è lì che ho pensato che scrivo. Ma non è stato un pensiero proprio, ah, adesso scrivo, adesso vi insegno, che mi metto in cattedra. Cioè l'ho capito piano piano, e anch'io devo dire l'ho capito dopo un tentativo di migrazione, no? Perché avevo, dopo la laurea ero andata a vivere a Londra, e per poco, e ho sentito un senso di grossa nostalgia, sembravo proprio quelle persone, gli emigranti con pezzi di caciotta e pezzi di parmigiano con la valigia chiusa con lo spago, e sentivo che in Inghilterra non ero utile, cioè in Inghilterra c'erano tante persone come me che facevano arte, che la facevano da più tempo, che erano inseriti nel loro paese e che potevano dare al loro paese il loro sguardo, e ho sentito questa inutilità nel mio corpo in Inghilterra, che non è stata una mia esperienza, non vale per tutti, e ho pensato, ma se tu conosci tutte queste cose, per esempio coloniali, io mi sono occupata molto di colonialismo italiano, ma forse è meglio che le dici a Roma, che le dici a Torino, che le dici a Milano, che magari non le sanno. E quindi piano piano ho cominciato quella che considero
un po' la mia mission in un certo senso, no? Poi è una mission, non so, ecco, questa è la mia domanda, è la prossima, è una mission che cambia nel tempo. Io posso fare coming out, ho 47 anni e chiaramente la mia arte è cambiata con le fasi della vita, no? Non solo con l'età, ma proprio anche con le fasi storiche che abbiamo attraversato. Io all'inizio della mia carriera era molto molto interessata a parlare di identità. Sono italiana, sono somala, cos'è l'Italia, cos'è la Somalia, e poi piano piano ho cominciato a parlare più di sentimenti, di relazioni, di storia anche coloniale. Però la storia coloniale, come la intendo io, non è soltanto è arrivato Rodolfo Graziani, ha fatto la strage, che purtroppo c'è anche quello, ma cosa ha comportato questa storia tremenda del fascismo nelle vite comuni delle persone? Cioè a me quella cosa che mi interessa di più, no? Perché io ho avuto un nonno che è stato interprete di Rodolfo Graziani, e manco solo di Rodolfo Graziani, anche del quadrunviro della Marcia su Roma. Allora ogni volta penso, ma cosa ha significato questo per mio nonno, no? Cioè essere un suddito coloniale e lavorare con chi lo ha colonizzato. Quindi mi sono sempre interessate le relazioni. Ecco, io volevo chiedervi, nella vostra arte, no? Il vostro essere artista, come è cambiato nel tempo e quale problematica avete dovuto affrontare, non soltanto quelle ovvie, no? Che abbiamo visto, no? L'identità, il fatto che siamo comunque donne black, donne nere, afrodiscendenti, voi due siete anche come mixed race in qualche modo, no? Oltre a quelle problematiche reali, quali altre problematiche avete dovuto affrontare nel vostro lavoro? Sabba, vuoi cominciare tu? Domanda da un milione di dollari, lo so, No. No, ma il problema identitario è alla base un po', cioè, volenti o nolenti, è sempre il bivio che ti arriva, è sempre qualcosa a cui tu devi fare riferimento, ti devi confrontare, vuoi spesso dimenticarti di te stesso, che è la chiave dell'evoluzione umana per eccellenza, dimenticarsi di se stessi, quindi della propria centralità, no? Guardare al mondo con un occhio più empaticamente, no? Universale, che tu ti senti tutto, non un punto fermo. E quindi, come diceva l'altro Esther, questa forma anche di evoluzione della propria identità che cambia quotidianamente. Però ecco, ogni volta arrivava sempre la solita domanda: ma tu chi sei, cosa fai, cosa... Io credo che la difficoltà maggiore, ma anche la fortuna maggiore rispetto a questo, è stato quello di ragionare in termini creativi, in termini professionali, il più possibile in maniera indipendente rispetto allo show business, rispetto alla cultura dominante, rispetto a tutti gli strumenti che dall'università alle tavole del palcoscenico, all'industria musicale potevano offrirmi. Significa partorire la propria visione del mondo, quindi non essere soltanto lo strumento nelle mani di un regista o di un discografico o di un produttore o di un professore universitario, ma fondare il proprio sguardo. Questa è una difficoltà enorme, perché sedersi su un'identità data, su le fondamenta molto rassicuranti e solide di una cultura o di un gruppo di appartenenza, una comunità di appartenenza, è sicuramente qualcosa di molto comodo. Quando la tua identità la devi costruire anche e soprattutto professionalmente, ogni volta ricominciando da capo, perché ti chiedono da dove vieni e poi sei donna e fai parte di tante piccole minoranze, significa allora che non puoi mai sederti. Devi costantemente essere all'altezza della complessità che meravigliosamente rappresenti. Io non sono fiera del mio colore o della mia discendenza, perché la parola fiera è una parola, essere fieri, il pride, è una parola abbastanza... è controversa dal mio punto di vista. Si è fieri delle proprie azioni, delle proprie scelte umane, appunto relazionali e culturali, ma non si può a prescindere essere fieri di appartenere ad una forma di, al fototipo, al colore dei capelli o al colore della pelle o a una forma, perché sono tutti elementi incidentali. Cioè la nostra stessa composizione biologica è un accidente, è un incidente, è una forma soltanto contingente.
Allora, che cosa devi fondare? La difficoltà più grande quella è la fondazione di un messaggio, di un passaggio, cioè il passaggio su questa terra mio, che cos'è? Semplicemente il fatto di essere un ibrido che costruisce ponti, oppure io costruisco la mia alleanza con l'universo, con gli umani, gli esseri umani tutti. Cioè questa è stata la mia difficoltà maggiore, quella di tirarmi fuori dalle categorie entro cui forzatamente ti mettono i discografici e anche il pubblico, ma il pubblico che fintamente pubblico globale, cioè la comunità globale che guarda dalle finestrelle il mondo attraverso i social, in realtà subisce un appiattimento culturale che è fintamente democratico, è soltanto una grossa coperta che ci rende tutti uguali perché tutti servi di uno stesso tipo di cultura imperante. Al di là del colonialismo che può essere di una nazione rispetto ad un'altra, adesso stiamo subendo un colonialismo economico che trascende e travalica addirittura i confini di uno Stato, addirittura di un continente, diventa globale. Per cui quando c'è un pericolo del genere, la chiamata, e non è soltanto, cioè la levata degli scudi, non è soltanto di un gruppo etnico, di un gruppo culturale, di una parte del cielo rispetto all'altra, è dell'umanità tutta che deve fondare, organismo per organismo, fondare la propria specificità meravigliosa che ci unisce all'universo tutto. Quindi, per risponderti e per chiudere questa mia risposta, dal particolare all'universale, la più grande difficoltà è stata quella di fondare il mio sguardo universale. Io sono un essere umano, appartengo soprattutto alla famiglia delle donne, se proprio devo disegnare un'appartenenza, ma la difficoltà più grande è affermarmi come essere umano, più ancora di più che come ponte, ancora di più come afrodiscendente e tutto il resto. Tutto è estremamente ostile a questo sguardo. Tutto il mondo è fintamente democratico, tutto è ostile, perché siamo dentro delle categorie molto rigide. Il mio lavoro, la difficoltà del mio lavoro è uscire, saltare fuori da questi cassetti in cui la cultura vuole inserirti. Sottoscrivo. Nel senso che sì, cioè il tentativo, la difficoltà in cui mi sono trovata costantemente come attrice sicuramente è stata quella di continuamente cercare di uscire appunto da questi box, no, di personaggi sempre uguali e poco approfonditi, e il tentativo di portare più materiale, di aprire un dialogo, dare complessità, è stato assolutamente complesso, nonostante poi, come dicevo prima, ho trovato dei grandi interlocutori e mi sento vicina a quello che dice Saba rispetto all'identità, al discorso di genere, perché poi nel cinema italiano i personaggi femminili sono spesso al servizio della traiettoria del personaggio maschile, e quindi anche questa cosa è molto molto limitante, no? Per un'attrice e per un racconto anche di quella che è la donna, anche lì ti dici ma come? Cioè noi donne per voi siamo solo questo, cioè abbiamo anche noi dei nostri desideri, aspirazioni, possiamo essere motori del nostro percorso. E quindi la ricerca di questi ruoli, combinare questo desiderio di partecipare a progetti che promuovessero un messaggio a cui io mi sentivo di aderire come persona, bilanciare questa cosa col fatto che è un mestiere e che quindi devi viverne e che è anche un percorso di carriera, e quindi a cosa dico no, a cosa dico sì, posso permettermelo, non posso permettermelo, cosa faccio, come non offendo, come faccio capire, come riesco a vedere se c'è una possibilità di evoluzione prima di dire di no. Tutto questo è stato abbastanza complesso, però se devo dire onestamente la cosa per me più difficile è stata arrivare, e ancora sono in questa fase, anche nonostante sia diventata una esigenza impellente, una consapevolezza,
a rendermi conto che di fatto il mio più grande desiderio è raccontare le mie storie, cioè di essere all'origine dei progetti, di dare il mio sguardo fondamentalmente sul mondo, che è quello che diceva anche Saba, no? Cioè, perché lamentarsi che qualcuno non scrive dei personaggi che raccontano le donne che io conosco? Mettiti e scrivi tu queste storie, questi personaggi, confrontati tu come tanti altri registi fanno con grande fatica, con la difficoltà di far produrre la tua storia. Cioè, questo è la fase in cui mi trovo, soprattutto perché arrivo viziata in quanto attrice che arriva alla fine di un percorso che è già stato fatto da qualcun altro, che ha già creato un mondo. Tu arrivi e devi dare il tuo contributo. Ovviamente è molto più facile muoversi in questo modo rispetto che immaginare tutto. E quindi la disciplina della scrittura, dello stare seduta, che per me è sempre stato fin dai tempi della scuola impossibile, cioè non a caso ho scelto un lavoro dove devo agire, stare in piedi, fare, e quindi stare seduta e trovare il modo per scrivere. Infatti scrivo a terra, mi sono arresa a questa cosa, ho trovato altri modi. E anche la collaborazione con te, Giaba, no? Il fatto di scrivere questo podcast è un modo per raccontare quello che a me e a te interessa, di dare il nostro sguardo. Ecco, assumersi questa responsabilità, diciamo, è la sfida mia di questo momento, però è una sfida estremamente gioiosa, faticosa, ma gioiosa. E tu, Giaba, qual è stata la tua più grande difficoltà? No, però meno male che non scrivo a terra, avrei la schiena un po' a pezzi. Io devo dire che consiglio a chi ci ascolta di comprare una sedia buona, perché dopo che scrivi tanto tempo, insomma, hai bisogno di una sedia per la colonna vertebrale e anche tutta una serie di ginnastica. A me mancato nell'anno pandemico, è mancato molto alla piscina, che per uno scrittore secondo me è essenziale. Quindi la mia più grossa difficoltà è la schiena, come tenerla dritta, ecco. No, a parte scherzi, stavo un po' riflettendo su quello che, cioè, su tutto quello che avete detto, e devo dire che io mi sono scelta un mestiere in cui creo i personaggi, cioè, in senso, cerco veramente di tirare fuori quello che vedo, e sono soprattutto una scrittrice. Tutti mi dicono, appunto, che parlo di coloniale, che parlo di migrazione, no? Però io essenzialmente parlo di donne, cioè, fino adesso non se ne sono molto accorti, però quasi tutti i miei personaggi sono personaggi femminili. E l'altro sere fa ho visto un film classico che mi mancava, che era, io la conoscevo bene, di Pietrangeli, con una grandissima Stefania Sandrelli, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi, che fa una scena veramente memorabile, una delle perle. Ugo Tognazzi, secondo me, se fosse stato statunitense avrebbe vinto migliaia di Oscar, perché in qualche modo è uno dei più grandi attori che il cinema italiano veramente abbia mai avuto. Ecco, però il racconto di questa donna che viene usata dai maschi, che viene anche molto umiliata, no? Comunque è sempre mediato da uno sguardo maschile, no? Io lo sentivo, cioè è un film bellissimo, ma tranne alcune scene in cui lei è sola, in cui si vede un po' questa maschera di tristezza, ecco, noi non sappiamo, no, veramente quello che pensa questa ragazza, no? E invece la cosa grande che sono riuscite a fare le scrittrici, penso banalmente a Jane Austen, è proprio tirare fuori le problematiche delle donne, no? Cioè, ogni volta pensano, quando si pensa a un libro di Jane Austen, si pensa sempre ai libri romantici. No, sono libri del terrore, perché praticamente cosa ci dice Jane Austen? Che le donne non ereditavano, che le donne si dovevano sposare anche non per amore, perché comunque dovevano sistemarsi, e quindi vedi la grande fatica delle donne di quel periodo. Quindi lei è una scrittrice che non ha edulcorato, che ha raccontato quello che ha visto anche in maniera a volte impietosa, no? Io l'amo molto anche per questo, dove mette al centro quello che dicevi tu, Saba, il mondo economico che ci stritola, no? Perché alla fine
l'economia, la finanza, come è stata concepita adesso, è una sorta di stritolamento dei vissuti delle persone, no? Ma ecco, le difficoltà che io ho trovato, grazie a Dio non ho trovato tanta difficoltà nel pubblicare, no? Era un momento in cui, quando sono uscita io, ma non solo io, penso a Cristina Lifara, penso a Gabriella Curuvilla, dove l'Italia era molto curiosa di storie in qualche modo, tra virgolette, altre, che però altre non erano, no? Poi lo hanno scoperto dopo che stavamo parlando dell'Italia, no? e non di un altro paese esotico. Anche il paese esotico, tra virgolette, non era esotico, perché appunto se io e Cristina parliamo di Somalia, parliamo sempre anche d'Italia, visto la storia che c'è stata in mezzo. Però la mia più grande difficoltà è stato affermare l'immaginazione, cioè a noi scrittrici afrodiscendenti, e non solo afrodiscendenti, penso a tutte le scrittrici che hanno origini latinoamericane o origini dell'est Europa, è far capire che non stiamo parlando della nostra vita, che stiamo inventando, che è fiction, che quelli sono frutto di studio, di osservazione, di quello che vediamo quando saliamo sull'autobus, di quello che percepiamo nella società, cioè che chi come me afrodiscendente può inventare. Questo è un problema annoso, penso già agli afroamericani gli dicevano no, questa cosa o tira fuori il bianco, non l'hai scritta tu, non è possibile che tu sappia scrivere bene, no? Cioè, ecco perché io ho sempre cercato di lavorare molto, libro dopo libro, piano piano ci sto riuscendo, perché secondo me scrivere è anche un esercizio non so come dire, un esercizio rigoroso di dell'uso della lingua, cioè non è che scrivi soltanto quello che ti viene dal cuore, lavori la parola, la ceselli, sei uno scultore della parola, cioè, e quindi passi molto tempo a pensare alla struttura dei romanzi o dei racconti, passi molto tempo, molto del mio tempo passa proprio a creare una lingua italiana giusta per i personaggi, perché comunque lo scultore ha l'argilla, il marmo, e io c'ho l'italiano, no? E questo italiano è un italiano che ha una storia, e questa storia l'italiano me la presenta, è Dante, è Natalia Ginzburg, è Elsa Morante, è Boccaccio, è Calvino, e quindi io quando scrivo ce l'ho presenti, ma ho presente anche l'oralità che mi viene comunque dalla tradizione somala, che è una tradizione prettamente orale, quindi quando scrivo ho in mente queste cose, poi è chiaro, le riadatto ai contenuti, no? Quindi lo stile per me è la prima cosa, e i giornalisti non me la chiedono mai, cioè mi chiedono sempre cose che sono fuori dal libro, e quindi ogni volta faccio una grande fatica. Ecco perché La linea del colore, che è l'ultimo libro che ho scritto, è un libro complessissimo, no? Cioè proprio per far vedere a me stessa, era la mia sfida, e agli altri, che potevo creare un romanzo tardo vittoriano e allo stesso tempo un romanzo contemporaneo con vari registri linguistici, perché quello siamo, noi siamo scrittori, io in questo senso, no? Faccio parte del mondo della letteratura, non è che faccio parte di un altro mondo, quindi ogni volta che mi si chiede, molto spesso mi chiamano, mi chiedono, mi puoi commentare, che ne so, un fatto in Libia? E io dico, ma io non sono libica, vabbè, Africa, ma no, Libia ha una storia enorme, ha avuto delle vicissitudini, non puoi prendere uno a caso e farle commentare qualcosa sulla Libia, quindi ho imparato negli anni a dire tanti no, no? Anche sull'Africa soprattutto, perché l'Africa, e questa è l'altra domanda che vi volevo fare, l'Africa è una cosa enorme, no? Io adesso insieme a Chiara Piaggio abbiamo fatto un'antologia su dei racconti africani, quasi sfidandoci, no? Lei è molto più esperta di me, io sono di origine africana, ma lei che è italiana l'ha viaggiata tantissimo, io ho imparato tantissimo con Chiara, però ecco, quello che abbiamo fatto è superare anche i nostri stereotipi, no? Cioè cercare di far emergere dei racconti di un'Africa contemporanea, un'Africa che è fatta di 54 paesi, e chiaramente abbiamo un rapporto
con un continente non si può avere, abbiamo un rapporto con un tassello di questo continente, ma allo stesso tempo siamo messe davanti a questo continente ogni volta, no? Allora io volevo chiedervi qual è il vostro rapporto con questa parola, no? E con questo continente. Che cosa è per voi l'Africa? Quando ve la nominano, no? Cosa vi scatta? Cos'è? È qualcosa che avete plasmato, capito, attraversato, non capito, rifiutato? Che cosa può essere l'Africa per voi? Vado io? Allora, per me, io ho avuto uno sguardo privilegiato perché ho attraversato quanto più potevo culturalmente del continente africano attraverso la musica. Come provavo a dire all'inizio, è un medium estremamente che pesca direttamente a un immaginario molto, molto anche spirituale, anche ho cercato di capire se ci fossero stati anche dei comuni denominatori, no, rispetto alle vari paesi che ho attraversato. Ho cercato di creare una sintesi che non era esaustiva della complessità del continente, perché ci sono addirittura, tra virgolette, razzismi all'interno dello stesso continente, perché il razzismo non ha una via preferenziale, il razzismo è semplicemente, cioè razzismo, poi la parola, ormai l'uso della parola razzismo non è più collegabile all'etimologia della parola stessa, il razzismo è anche nei confronti tra gli uomini e le donne, ormai l'uso è abbastanza comune e inteso come discriminazione. All'interno dell'Africa stessa ci sono tantissime forme di discriminazione, non è tutto buono ciò che arriva dall'Africa, come chi è più realista del re vorrebbe far credere, peccando in realtà anche lui stesso di razzismo se si pensa che tutto ciò che viene dal continente africano è buono, è meraviglioso, è così meravigliosamente esotico, è così affascinante, e tutti sono belli, tutti sono buoni, anche se sono cattivi, però sono anche interessanti perché sono cattivi. Cioè di stereotipi li abbiamo attraversati, li abbiamo anche incarnati in scena, fuori scena, insomma siamo stati vittime un po' carnefici allo stesso tempo, no, degli stereotipi. Però un tratto distintivo che mi è parso forte e meraviglioso del continente che mi ha dato i natali è l'aspetto spirituale, che contravviene completamente rispetto all'immaginario collettivo. Si pensa al continente nero, e quindi il continente oscuro, come un continente legato molto alla terra, agli elementi naturali, quindi un continente molto muscolare, dai contrasti molto forti, eccetera. Viaggiando attraverso la musica, nelle successive ricognizioni, ho capito che in realtà il dialogo con la spiritualità è molto forte, un continente molto legato all'invisibile. Il dialogo con l'invisibile è costante, sia nelle tradizioni, quelle più ancestrali, più lontane, sia anche nel tentativo di risposta alla violenza del mondo contemporaneo. Ancora ci sono degli strumenti di difesa di questo continente rispetto alla vulgata, no, contemporanea, che vede il materialismo e lo scientismo e l'assetto economico come unica visione del mondo. Invece ancora in Africa, e poi in Africa tutta, c'è questa, anche addirittura nella diaspora, in maniera abbastanza maldestra, perché c'è sempre la cultura globale che uccide un po' questo aspetto, però il continente africano per me è un po' quello che che viene fuori dagli scritti, per esempio, di Rouget, di Gilbert Rouget, che ha scritto tanto di trans e di doppio, e quindi tutto ciò che è legato al continuo, alla continua ricognizione di ciò che è altro da sé, da ciò che ci parla da altre dimensioni, e tutto ciò che contravviene invece all'idea di Africa, invece, come dicevo prima, come continente invece molto muscolare, molto legato alla praticità, molto anche tagliato con l'accetta, no? Invece c'è una grandissima sofisticatezza dello sguardo spirituale, ed è una cosa che mi asseta moltissimo in questo momento, ed è forse l'aspetto più originale che in questa seconda parte della mia vita sto portando con me come identità, tra virgolette, culturale, ciò che mi piace molto portare.
Le donne, nella fattispecie, sono, a proposito di ponti, che il nostro incontro celebra anche nello stesso titolo, le donne si fanno, soprattutto le donne africane, si fanno molto spesso questi ponti tra l'invisibile e invece il mondo reale. È un aspetto che va studiato, ed è quello che sta nutrendo anche le mie ultime ricognizioni, e ciò che sto scrivendo ha a che fare molto molto con questo aspetto magico, esplorativo, di un'Africa che si conosce poco, si crede di conoscere. Che bello, Saba. Perché, no, è interessante questa conversazione, perché sentire quello che voi dite mi fa riflettere ovviamente sul mio percorso e giungere anche a delle consapevolezze. E prima di sentire la tua risposta avrei detto altro, no? Avrei risposto un'altra cosa alla domanda di Giaba. Devo dire che mi hai fatto riflettere, pensare a mia nonna paterna del Benin, era una sacerdotessa voodoo, e io ho un altro percorso religioso, insomma, che ho scelto da adulta, però io so che la fede l'ho ricevuta da mio padre, cioè mia madre è formalmente cattolica, ma non è mai andata a messa. E, nonostante abbia fatto suore orsoline, tutte quelle scuole, però diciamo che tutto il nostro percorso religioso che loro ci hanno tramandato, che hanno scelto per noi quando eravamo ragazzini, ovvero quello cattolico, se ne è assunto la responsabilità mio padre di portare me e mia sorella a messa, no? Poi noi abbiamo scelto altro per la nostra vita, però questo senso di, cioè, quella che è la fede e, come dici tu, quella connessione con un'altra lettura dell'esistenza, ma in senso intimo, profondo e necessario, è proprio completamente, arriva da mio padre e da quella cultura. E lo trovo, per me, devo dire, penso, il più grande regalo che ho ricevuto da lui, e anche forse una grande connessione con lui che ho scoperto sempre da grande di avere, no? E quindi sì, cioè, sono totalmente d'accordo con te. Poi, se devo dire che cos'è Africa per me, in questo momento provo tanta rabbia quando penso al continente africano, provo tantissima rabbia, sono arrivata a un punto di non ho più nessun tipo di sopportazione di quella che è la retorica occidentale rispetto alla salvezza, all'aiuto del continente, aiutiamo gli africani, bla bla bla, cioè vorrei urlare, smettiamo di sfruttare il continente. Cioè è una cosa, devo dire che tutti i fatti che sono accaduti, George Floyd, è stato come veramente uno stappare per me personalmente, far riemergere tutta una serie di sofferenze. Adesso anche i fatti che sono successi sempre negli Stati Uniti rispetto agli attacchi alla comunità asiatica, è come un continuo far riemergere un senso di ingiustizia, di sopruso, amplificato dai social media, come anche tu hai accennato prima, in un certo senso, Saba. È vero che c'è un appiattimento, è vero che c'è un'esasperazione, è vero che c'è una polarizzazione dovuta ai social media, quindi anche una difficoltà poi a dialogare realmente con chi la pensa in maniera diversa, però c'è anche, credo ci sia anche una necessità di arrivare a un punto in cui si può veramente dire basta, cioè non va più bene questo modo, questa lettura della realtà univoca, quantomeno in Occidente, no? Questo racconto dell'altro, questa visione, è veramente, cioè siamo saturi, io personalmente sono satura, e quindi se penso all'Africa, penso, è una grandissima preghiera dentro di me, che i giovani che vivono lì abbiano il grandissimo desiderio di fare tutto quello che possono per la loro terra e per far finire questo sfruttamento e far crescere. Cioè, il continente più ricco al mondo non può essere quello più povero, cioè è proprio una cosa che deve finire per quanto mi riguarda, e basta, questo per me è.
in questo momento. Per te, già Bascego? Per me è già Bascego, chissà. No, in realtà anch'io provo molta rabbia, soprattutto quando vedo le pubblicità delle ONG, di alcune ONG, che sfruttano proprio il corpo, no? Cioè proprio per la raccolta fondi. Io mi chiedo, ma non potete fare la raccolta fondi in un altro modo? Dovete per forza far vedere la sofferenza di un bambino, di una madre, di un uomo, di una persona malata? Perché guardate che se noi prendessimo la telecamera, andassimo in un ospedale qualsiasi, qui dietro casa, e cominciassimo a filmare le persone in quel modo, potremmo dire aiutate l'Europa, no? Stanno malissimo, sono malati, cioè è proprio quello che manca, la dignità delle persone, cioè non puoi dire voglio fare del bene e poi fai del male, mostrando e ledendo la dignità delle persone. Io veramente quando vedo, soprattutto quando accendo YouTube, partono queste pubblicità, le odio, no? Quindi veramente trovate un altro linguaggio, trovate un altro modo. Però ecco, volevo legarmi un attimino al discorso sulla spiritualità, no, perché è molto interessante, perché io quando penso al continente non penso che il continente sia solo nel continente, appunto c'è stata la diaspora, c'è stata la storia della schiavitù, e io ultimamente ho trovato tantissima Africa in Brasile, e io amo il Brasile da tempo immemore, e ogni tanto qualcuno mi chiede ma perché sei africana, che c'entra il Brasile, e uno può anche amare la Norvegia, cioè è una sua passione personale, no? Io ho amato molto la musica MPB, la musica popolare brasileira, e soprattutto Caetano Veloso, di cui ho scritto il libro, ma piano piano ho capito la storia dell'afrodiscendente in Brasile. È un paese che a volte ha più abitanti, cioè ha più neri del Gambia, per intenderci. Se gli afroamericani sono un 14% della popolazione, in Brasile gli afrodiscendenti sono 50% e vengono trattati da minoranza, quindi è un grande paese africano in un certo senso, no? E la cosa che mi ha sempre colpito nella storia, appunto, sia della schiavitù e sia del post-schiavitù, la schiavitù in Brasile termina nel 1888, però rimane in un certo senso una situazione di semischiavitù fino ad oggi, purtroppo, no? Basta leggere l'ultimo libro del mio amico Itamar Vieira Jr., che sta sbancando in Brasile, Torto Arado, che è stato tradotto in italiano Aratro Ritorto, dove ci sono due sorelle che in qualche modo vivono in questa Sertão Baiano e vivono in condizioni di semischiavitù, una poi si salverà grazie allo studio. E la cosa che a me colpisce è che la forma di resistenza degli schiavi e dei loro discendenti di oggi è proprio la spiritualità, cioè quello che si sono portati dall'Africa, no? E quindi coprire i loro riti, i loro santi attraverso l'iconografia cristiana, no? Quindi tutto il discorso della macumba, no? Essere macumbero o comunque le congregazioni cattoliche, persino i santi cattolici, no? Penso a San Benedetto il Moro, no? San Benedetto il Moro è un santo nero, italiano, siciliano, che parlava però un accento molto simile al tuo, bresciano, in qualche modo, no? Perché c'era questa piccola enclave in Sicilia che parlavano in un certo senso lombardo, è una storia pazzesca. Quindi santo nero, siciliano, però che parlava lombardo, dialetto lombardo, muore, in qualche modo il suo culto viene portato in America Latina per sedare gli schiavi, per dirgli ma vedete lui quanto è buono, quanto non va contro di noi bianchi, anzi ci vuole bene perché c'è il bambinello Gesù in mano. Allora loro però lo adottano lo stesso, questo santo, lo adottano perché sanno che a volte la resistenza è anche una resistenza silenziosa, no? Cioè resistere a uno stato di schiavitù per poi poter ribellarsi, no? Quindi vedevano nel santo quello che facevano loro tutti i giorni, cioè stare insieme, silenzio, per poi emergere con una rivolta, no? E questa storia, no, dei santi che vanno da una parte all'altra dei continenti, dei riti che si tramandano, per esempio la spiritualità per i neri brasiliani è una roba
importantissima. Ecco, questa cosa mi colpisce, entra molto nella musica, no? Entra molto nella musica, per esempio Chico Cesar, ma anche tanti altri, Emicida, che è un rapper afro-brasiliano, lui usa la spiritualità nella sua musica, è una musica sia di lotta sia di spirito, no? E questo è qualcosa che secondo me innerva i nostri lavori artistici, anche i nostri tre lavori in qualche modo, i nostri tre modi di intendere l'arte, perché anche noi siamo fatti di domande, di grandi domande su perché siamo in questa terra, cosa succede ai nostri corpi, cosa succederà ai nostri corpi, no? E secondo me la dimensione spirituale di ognuno di noi è importante, e soprattutto è importante in questa storia, diciamo, africana, no? Quindi sì, io l'Africa la vedo un po' dappertutto, per questo ho voluto insieme a Chiara Piaggio fare questa antologia, perché in qualche modo volevo conoscerla di più. Infatti lo dico nella prefazione, quando la leggerete poi mi direte, insomma, che io effettivamente non la conosco bene come te, Saba, e la conosco ancora meno di altre persone che l'hanno viaggiata in lungo e largo. Conosco pezzi di Africa, però ho letto molto di Africa, quindi secondo me l'Africa è anche il paese della nostra immaginazione, cioè il paese, il continente, perché non è un paese, il continente della nostra immaginazione, cioè quello che in qualche modo ci portiamo sulla pelle, ci portiamo nel cuore, che ci è stato portato dai nostri genitori, che ci hanno raccontato i nostri genitori. Per me l'Africa è Somalia, e poi è anche però il resto che ho dovuto, no, in qualche modo inseguire, no? E per me questa cosa è importante. L'altra domandina da $1 milione è, visto che abbiamo parlato di Africa, però noi siamo anche europee, no? E secondo me Europa è una parola ancora più difficile di Africa, ecco. Ma voi vi sentite europei? Questa è una domanda che si stanno facendo molti europei in giro per il continente, soprattutto con l'Unione, dopo la Brexit, insomma, è stata, cioè, ci siamo un po' tutti interrogati. Siamo europei, non siamo europei, c'è qualcosa che ci unisce? E questa, diciamo, che è l'ultima domanda che vi faccio, e che cercherò anch'io appunto a cui cercherò di rispondere, ecco, dopo. Dunque, per quanto mi riguarda, l'Europa che naturalmente a cui sono affezionata io, ma sono affezionata dai tempi della scuola, è una cosa che mi ha passato mio padre, è un'Europa che non è un sogno economico, ma è un sogno di circolazione culturale e di visioni, sì, anche umanistiche, così. Poi sono anche, voglio dire, ho potuto anche sopportare l'idea di trascendere, no, questa identità europea e di superarla, eccetera. Però c'ero affezionata nella mia prima parte della vita. Io con mio padre, che è italianissimo, era italianissimo, lui era un latinista, io ricordo le mattine passate prima di andare a scuola a ripetere con lui le declinazioni, le coniugazioni dei verbi, le declinazioni di tutti i nomi, eccetera. E poi all'università tutte le scelte mie umanistiche erano molto legate a ciò che succedeva e era successo in Europa. E poi quanto l'Europa avesse sviluppato le sue istanze attraverso l'incontro di altre culture, questo sì, ma la base era sempre molto europea. E io difendevo questa come una visione molto dolce, cioè io avevo una visione molto dolce dell'Europa. Una grandissima dolcezza, nonostante le guerre che hanno imperversato nel continente più antico, lungo e largo, nonostante la violenza di certi periodi storici, eccetera, ma c'era una grandissima affezione da parte mia. Io mi sento una parte di me deriva da quegli studi che sono fondamentalmente umanistici, e anche a livello universitario, di poi approfondimenti. È una cosa imprescindibile che ha un po' concimato anche la mia curiosità, che poi si è aperta al mondo, che adesso mi sento anche persino giapponese in alcune istanze, che non sono soltanto legate all'amore per la cucina giapponese, ma anche per visioni filosofiche o spirituali. E questo è un dato di fatto, però la partenza europea c'è ed è legata soprattutto al bacino del Mediterraneo, quindi un'Europa mitigata dal calore del sole del Mediterraneo e dal calore degli scambi del Mediterraneo,
che è un teatro interessantissimo per capire quali sono le dinamiche di creazione, di distruzione, le dinamiche dei vari interessi che girano attorno a questo grande bacino. Vi parlo dalla Sicilia in questo momento, una Sicilia non priva di continente africano, ovunque, addirittura negli odori, per esempio, no? E come il Mediterraneo diventa fisicamente il ponte, questo cielo liquido sulla testa del continente africano. Cielo liquido attraverso cui spingere i propri sogni quando lo ragioniamo dal continente africano. E quando invece ci siamo proprio dentro, siamo completamente circondati da questo mare, ci chiediamo quanto in realtà l'Europa abbia giocato e possa ancora giocare un ruolo di grande mediazione. Ma mediazione nel termine più, anche nel senso più etimologico del termine, nel senso anche più di costruzione di ponti del termine, mediazione, stare in mezzo. È un destino meraviglioso quello dell'Europa. È un destino, è una storia che potrebbe essere meravigliosa e un futuro che potrebbe essere davvero importante per quanto riguarda gli equilibri geopolitici e culturali del mondo intero. Quindi posso dire sì, mi sento europea nel modo più meticcio del termine. Difendo questa cosa perché l'Europa è un sogno che va strappato dalle mani di chi la immagina soltanto come strumento economico di arricchimento e va riconsegnata nelle mani dei sognatori, di chi ha fondato una visione del mondo che pensa a un ponte sensibile, quale quello europeo, come veramente la risoluzione spesso di tanti conflitti. In questo senso mi sento europea. Sì, mi sento europea ed è qualcosa che per me è molto chiaro, ma come sempre mi si chiarificano delle parti della mia identità quando sono altrove, cioè se passo del tempo negli Stati Uniti è inequivoco, cioè proprio io sono europea, mi manca l'Europa, e quando torno in Europa mi sento al sicuro e quindi assolutamente, poi comunque per me, essendo cresciuta tra Brescia e Parigi, sono penso due posti che più diversi non si potrebbe pensare, insomma già la mia, come dire, il mio senso di casa era già ampliato, cioè arrivavo a Parigi a casa di mia zia, però spagnola, sposata con mio zio del Benin, e quindi già la Spagna è una lingua, cioè lo spagnolo è una lingua che per me è casa, nonostante io poi sia andata una volta in Spagna. Per avere amici, il mio compagno svedese, insomma, l'Europa per me sono le persone che fanno parte della mia vita e sicuramente Brexit per me è stato un momento di risveglio, dire ma come, ma veramente, veramente c'è il desiderio, c'è qualcuno che vuole tornare indietro rispetto a questa possibilità di appunto, come dici tu, più che una possibilità economica, è una possibilità di essere insieme, no? Questo senso di appartenenza. Per cui sicuramente mi sento europea, su questo proprio non ho alcun dubbio. Speriamo bene. E tu, Giaba? No, allora, poi in realtà io poi volevo chiedere l'ultimissima domanda proprio sui vostri progetti futuri, però per me l'Europa è anche un mistero, no? Perché ci sono parti di avete detto delle cose reali, no? Il Mediterraneo, il fatto della nostra, delle nostre, che l'Europa e le persone, no? Io mi ricordo lo scherzo che mi ha fatto una mia compagna di scuola alle medie, e c'era un programma che si chiamava Europa Europa, c'era Fabrizio Frizzi, buonanima, e a un certo punto, cioè, tutti aspettavamo che Fabrizio Frizzi telefonasse a casa perché tu dovevi rispondere non pronto, ma Europa Europa, no? Quindi lei ha aspettato che Fabrizio Frizzi facesse la telefonata, l'ha fatta lei a me, e io contentissima, Europa Europa, perché insomma una figuraccia tremenda, lei ha riso per tutto il resto dell'anno scolastico, però ecco, a parte questo aneddoto, per me l'Europa è qualcosa che comunque ancora devo conoscere nella sua interezza, perché
ci sono cose che sono bene illuminate. Io sono laureata in letteratura spagnola, ho sempre amato, diciamo, il Portogallo, diciamo la penisola iberica, la Francia, la Gran Bretagna, ci sono paesi che conosco bene, ho fatto lunghi viaggi in Germania, ma ci sono pezzi d'Europa che veramente non conosco, no? L'altro giorno ci pensavo quando era uscito un libro, non è ancora uscito, sì, è uscito, sì, è di Elisabeth Asbrink per Iperborea, che si intitola Made in Sweden. Io appunto della Svezia conosco, che so che ci sono le mie cugine, sappiamo del welfare di Olof Palme, ma sappiamo ben poco della quotidianità svedese, e di molti paesi mi sfugge la quotidianità, mi sfugge l'arte, e traduciamo poco da alcuni paesi europei e molto dagli Stati Uniti, cioè molto spesso trovo molta roba appunto dagli Stati Uniti, io parlo dei libri, però vale anche per, credo, per la cinematografia, e poco di alcuni paesi con cui siamo teoricamente in unione. No? Allora, la cosa che a me personalmente piacerebbe che ci mettessero in grado di conoscere di più, perché lì serve la traduzione, che è la lingua europea per eccellenza, no? Per conoscerci di più. E poi vorrei anche un'Europa che non guardasse più all'Africa come un problema, ecco, questo sì, perché non mettesse più quei muri, quelle morti, cioè che cominciasse a capire che l'Africa è un'opportunità, che potrebbero veramente collaborare alla pari, non sempre con il solito metodo dello sfruttamento, e cominciare a creare un nuovo discorso. Quello che dicevi tu, Esther, tu vuoi che i giovani africani, no, quello che dice anche Achille Bembè, cioè che in qualche modo riescano a costruirsi un proprio futuro in Africa. Io voglio che si costruiscano un futuro in Africa, ma voglio anche che possano anche viaggiare, possono fare come tutti, no? Perché la circolazione è stata l'idea migliore che l'Europa ha avuto, però è una circolazione solo per se stessa, e invece dobbiamo cominciare a scambiarci tutto, a mescolarci di più, quello sento che manca, sento che ancora ci sono troppi muri, e non sono i muri argine, sono proprio i muri, e quindi quei muri secondo me devono sparire. Ecco, per concludere la nostra chiacchierata, volevo sapere i progetti vostri del futuro in proprio due battute. No, credo e spero di potermi ancora occupare di teatro, se questa parola avrà ancora senso nei nostri progetti globali, diciamo. Però anche se così non fosse, il teatro e comunque la performance è uno strumento grandissimo di crescita umana, spirituale, a proposito. Ci sarà tanta spiritualità e di ricognizione appunto di questo versante anche in tutto ciò che scriverò, e anche dal punto di vista, spero, letterario, e ancora delle canzoni che accompagneranno soprattutto le performance letterarie e teatrali, perché poi il mio linguaggio sia sempre di più misto e a 360 gradi a proposito di ponti. Io ho in uscita un podcast con Ijaba Scego, scritto a quattro mani e parlato a due voci. E a maggio possiamo dire il titolo, secondo te? Sì, possiamo dirlo. Dillo tu. Tell me mama. Ok, e non diciamo di già, vi dico soltanto che è già il titolo di una canzone. Sì, lo sappiamo. No, ma dico una canzone che deve essere ancora scritta. Mi candidavo. Posso. Guarda, il mio sogno è che noi tre facciamo un giorno un programma radio, ce lo deve dare la RAI, dire queste tre devono fare il programma radio, perché veramente, a parte scherzi. E no? Soprattutto per radio, non si vede il colore della pelle, finalmente, ci liberano dal gioco delle nostre identità. Esatto. Scusa se ti ho interrotto. Secondo me la pelle mia si vede sempre, però ecco, altri progetti, Esther? Altri progetti? Sto finendo di girare una serie Netflix, e anche se non potrei dirlo, però è così, e si chiama Guida astrologica per cuori infranti. Non so quando uscirà. E niente, la cosa molto bella è che è creata da una attrice diventata regista, Bindu Destoppani,
diretta da lei e da Michela Andreozzi, anche lei attrice e regista, per cui un team di donne si racconta una storia da un punto di vista di una donna. E devo dire che il clima è estremamente gioioso ed è bello collaborare con delle donne in delle posizioni di potere che sono estremamente generose e gioiose, per cui insomma mi sento molto fortunata. Allora, io vi ringrazio, a parte che oltre il podcast io scrivo sempre, quindi qualcosa vi regalerò nel futuro. La cosa che posso dire però è che uscirà a breve, insomma, questa antologia sull'Africa curata da Chiara Piaggio e da me per Feltrinelli, quindi speriamo, insomma, speriamo anche di fare dei reading insieme e di farle anche un po' all'aperto, magari a Venezia, chissà. E insomma, grazie, e grazie a Fropian Bridges che ci ha ospitate. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.